Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Ogni dopo aver sistemato tutte le cose all'accampamento, siamo di nuovo pronti per continuare la nostra avventura, anche se questa parte, come dicevo nello scorso episodio, forse 2 episodi fa, mi sembra un pochettino tediosa, visto che la storia non sta avanzando in alcun modo, dobbiamo solo occuparci di occupare le zone mappa. Allora, l'attacco, siamo sopravvissuti all'attacco, ho ripreso della gente. Hunting ground. Andiamo a prendere il cibo, anche se mi sa che a sto punto della partita non è che ci serva così tanto. Ma va bene, e noi andiamo invece come personaggio a esplorare un pochettino di più, perché qua allora è il nostro controllo, buono. Ci manca questa, la South Cyrenaica. Southwest Cyrenaica. Visto che dobbiamo esplorare in questa zona qua. Anche in questa in realtà. Andiamola. C'è qualcosa che luccica tra la sabbia. Ah, c'era un cacciatore morto, che è stato probabilmente ucciso da qualche felino. Vai, saccheggiamolo, ma seppelliamolo, dai. Ah, niente interessante. Questa è una cittadina di nessuno, scusate. È un'oasi. Ah, è di nuovo ferma. Questo cosa che dà? Ci fa comprare del cibo. Chi lo vuole comprare il cibo? C'è tante di quelle zone di caccia serene. Mi sembra proprio una zona sprecata. Dare a comprare del cibo. Allora, quelli sono tornati. Quindi cosa facciamo? Li mandiamo a picchiare qua, direi. Per forza. Dopo rischiamo di essere attaccati noi. Dai, andiamo. Dobbiamo sbrogliarci di tutto questo. Queste sono altre zone sempre nel deserto, ma non sto vedendo. Ma è una zona neutrale quella, sembra. Allora, vediamo se riusciamo a tirare un po' su le cose. Mettiamo lui, dai, così impara un pochettino. Il cavallo ce l'ha. Cavolo, ci tira giù di nuovo il cavallo. We are ready to deploy the legion. Ma è quello dei forti di cavallo, questo è forte di cavallo, però abbassa di nuovo quella roba là. No, andrei su questo. Ah, questi sono un sacco di soldi che se ne vanno. Un altro sacco di soldi che se ne va. Di nuovo, troppi troppi soldi. Cavolo, mi hanno abbassato i 4 lo scudo. Siamo pazzi? E non ho niente che alza lo scudo. Siamo pazzi? Avrei dovuto alzarlo prima. Questo alza di 2 la cosa, ma non mi cambia niente. Questo mi alza di 2 quello, e quindi porta. Mi alza di 1 il coso. E questo a 6, cos'è che c'ha? 5 di Legion Morale. Ci piace. Questo invece ci porta qua. No, facciamo questa roba qua. Tanto tutti perdono lo scudo e oh. Mi spiace perché abbiamo una difesa pazzesca del nemico e quindi perderemo un sacco di gente. E loro ne perderanno poca.
Però comunque 5 di morale le valli a buttare, cioè sono comodi 5 di morale. Ancora ci basta. No, ci ho abbassato 3 di quello. Farei questo, ma non è che cambia molto. Questo 4 cosa fa? Enemy defense 20% comunque. Cavolo, peccato, quel 5 di morale ci sarebbe servito. E invece niente. Wow, 153 è buono. Questo è molto meno buono. Scusatemi, mi deve essere andato qualcosa nella gola. Io ho mangiato un cosino secco, quindi. Togliamoli del manpower perché non è che ci. C'è questo, dai, proviamo. Instanti hostibus, eos Va bene. passagini. Ah, gli altri però non salgono, quindi ho fatto bene a usare lui. Almeno mi sa che non salgono gli altri. Abbiamo guadagnato 5 di morale, ok, ottimo. 10 di esperienza, abbiamo preso 290. Quanta gente. E infatti ci ha dato niente di soldi. Per carità, 25 schiavi che fanno comunque comodo, però. Per carità, ah, ok, la pacificazione dobbiamo andare a parlare col primo Spirus, ovviamente. No, ma dicevo, questa zona qua forse è neutra effettivamente, perché vedo tutto il confine bianco, per cui mi sa che le zone da prendere sono altre, tipo questa qua. Però devo andare a parlare col primo Spirus e quindi andiamo qua. Ah, non potevo andarci perché non era segnato. C'è una tempesta di sabbia. Riusciamo a salvarci dietro una cosa, un riparo. E vediamo una casa spuntare dalla collina. Avviciniamoci e bussiamo. Apro la donna. Difendi entrare. Ok. C'è ancora la tempesta di sabbia fuori. Ti offro di sederti sul suolo. Sembra essere una persona comunque con qualche importanza, insomma, con qualche sacralità. Anche da come è vestita. Ah, ti porge un serpente, tengo dalla testa. No, no, lo prende, ne estrae del veleno dalle sue zanne, insomma. Sui denti. E lo mette in una tazza e ti offre di berlo. Chiediamo se è un rituale di qualche tipo. Ride e ti dice che è una lezione. Non berrei il veleno, magari.
Ah, ti chiedi di andartene. Ok, ce ne andiamo. Però basta, dove vanno quelli? Dove vanno? Vanno in su in cima là. Non li vedo arrivare, ma immagino di sì. Dove siamo noi in tutto questo? Ma perché siamo bloccati? Scusami un attimo. C'è dei miraggi. Ah, sono tantissimi, quindi non conveniva armarsi. Cavolo, niente. Dobbiamo picchiarli forte per quanto possibile. Ce la facciamo in questo episodio? Speriamo di sì, dai. Allora, dobbiamo ucciderne abbastanza da farli scappare. Questo chi è? Sineros, ovviamente. L'altra volta abbiamo visto che Yulia fa quasi meglio con Interrupt che non altro. Però Sinneros sì, non lo lascerei così esposto. Io lo salverei qua. Ecco, bestia può anche starsene qua. Vada, allora. Andiamo qua. C'è qualcuno che riesce ad arrivare lassù senza finire i movimenti? Sì. Nel medesimo. Ah, pensavo meglio, invece no. Tenero forse ce la fa. Non mi sparpaglierei troppo però.
ricevere vari da questo lato, per cui già sparpagliarsi in due è a sufficienza. Allora, facciamo che lo scudo forte. Lui non può fare niente, lui può ancora. Bunker down. Allora ha tirato giù uno e mezzo, Giulia. Molto brava. Cavolo! Sono tantissimi? Tizio là è un po' nei guai. Giulia, tu riesci per caso a tirarglielo giù in qualche modo? Sì. Ho messo focus, ho messo abbastanza bene a focus, però due attacchi alla metà del danno. No, è andato comunque bene, dai. Ma quello è praticamente andato, per cui userei il Sine Rosso a questo punto. Oracle of Darmor Shred. Ah, però non gliel'ha dato perché ovviamente l'altro tizio era. Giù difficile a dirsi. Mettere qua e fare protect. Facciamo un taunt su questa. Vediamo un po'. Ma ancora? Sono quelli che continuano a star vivi anche se sono morti? Aia! Non tiratevelo giù per piacere, non adesso. Capperi! Aia! E sono tantissimi però. Ancora 7 le devo tirare giù. Vedo che stupido non l'ha tirato sull'altro, altrimenti sarebbero stati grossi guai.
Proviamo il quick shot. Dai, che cavolo puoi mancare due di volo? Il quick shot l'hanno rotto tantissimo. Vai. Lui è messo molto, molto, molto male, ma... È ovvio non lo tira giù. Can someone drop this old man up? Ok. Cure però non rimette vita. Bestia è messo malissimo, mi sa che finirà così bestia perché. Avrei dovuto spero che non sarebbe bastato. Ah, adesso ce l'ho tutti addosso Giulia. Ah. Ok. Lucineros vattene via più possibile. Perché qua si è messi davvero, non dico una cacca di più. Potrebbe tirarla giù, ma... Questo è un pedone, quindi potrei effettivamente, se riesco a fargli... Yes, abbastanza danno. E Giulia però che cavolo fa? Cioè, se lancia via quello non lo secca comunque, altrimenti si prende un botto di danni. Però gli altri si producono gli attacchi d'opportunità, per cui...
Ok, c'è qualcuno che può usare dei... qua. Così possiamo farlo scendere giù. No, lui è solo delle bendine. Tanto riesce ad andare a stabilizzare? No, ovviamente no. Ok. Bueno. Poi abbiamo usato un botto di roba. Per fortuna ci sono i free replenish, perché sennò qua... E tra l'altro tizio dovrà stare, bestia dovrà stare a curarsi per un tot. Non è stata una bella situa. Tra l'altro non niente, interrompiamo il video perché sennò diventa davvero troppo lunga. Io vi ringrazio per la visione, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi perché tu l'hai già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.